diretti interessati. Andiamo in casa Palmese adesso, mister Crucitti. Buonasera, ben trovato qui su Stadio Radio. Buonasera, buonasera a tutti. Ciao. Ed allora, mister, un grande blasone questo della Palmese, l'inizio di questo campionato, come dire, conferma tutte le aspettative, tra le altre cose. Ecco, fino adesso il leitmotiv di tanti allenatori, sia in promozione che in prima, è stato: sbagliamo i gol sotto porta. La Palmese ne ha fatti 10 in due partite. Sì, chiaramente ho degli ottimi attaccanti, tutti predisposti al sacrificio. Credo che stanno facendo molto bene sotto tutti gli aspetti, quindi il gran lavoro che stanno facendo poi danno i suoi frutti, soprattutto per gli attaccanti sotto porta. Sono contento soprattutto per loro e spero di continuare in questo modo, dai. Una Palmese che tutti si aspettano, alle volte si dice la difficoltà delle grandi squadre, perché ci sono anche nomi importanti a sua disposizione, incluso la persona con cui sto parlando, perché se non sbaglio parliamo di giocatore allenatore. Tante volte il problema è calarsi nella categoria. Mi sembra che ci state riuscendo alla perfezione, perché sia l'Ardore, che magari è una tra le più quotate, che il Santa Cristina, che non dovrebbe competere per i vertici, hanno dato questo tipo di risposta. Cioè, la Palmese vuole essere presente, protagonista e feroce. Sì, chiaramente questo è stato la prima cosa di cui noi stiamo lavorando, perché abbiamo acquistato sia dei giocatori di qualità, come hai detto tu, ma abbiamo anche giocatori che hanno calcato queste categorie e quindi conoscono le difficoltà che si possono incontrare. Noi vogliamo essere pronti su tutto, dobbiamo dare conferma del blasone e della passione dei tifosi che loro meritano sicuramente di vedere altri palcoscenici. Quindi noi ci siamo preparati per entrambi le difficoltà che potrebbero capitare, soprattutto per i campi in cui andremo a affrontare, nonostante io faccio complimenti a Santa Cristina per l'accoglienza e per come si è stata giocata correttamente la partita. Quindi i miei calciatori, sto cercando di lavorare soprattutto sull'aspetto psicologico, perché potremmo andare ad incontrare delle difficoltà, perché sai benissimo, noi abbiamo giocatori sicuramente che hanno giocato e calcati in categorie superiori, però ci dobbiamo calare subito in questa mentalità di questi campi e di fare di necessità virtù, anche se i campi non sono in ottime condizioni. L'ultima domanda: il fatto che ci siano così tante squadre di blasone aiuta ad accettare magari meglio questa categoria anche da parte dei tifosi, che a Palmi vanno riconquistati, e il presidente Sergi in questo si sta spendendo in maniera encomiabile? Sì, guarda, nel senso, la passione dei tifosi di Palmi è solo da portare rispetto, quindi il presidente sta facendo di tutto per cercare di riportare a Palmi, di riaccendere quella fiammella che si è spenta, purtroppo magari le vicissitudini, non sto qui a ripeterli, quindi noi siamo la fiammella che può riaccendere la passione dei tifosi. Sì, chiaramente siamo una prima categoria, quindi dobbiamo confrontarci anche con delle realtà, con tutto rispetto, credimi, porteremo rispetto a tutte le squadre, dalla prima all'ultima, perché ci sono delle ottime squadre che lotteranno come noi per stare nei vertici del campionato. Quindi il presidente veramente sta facendo dei grossi sacrifici per riportare la passione che Palmi merita. Bene, mister, grazie per essere stato con noi e alla prossima. Grazie mille a tutti, buonasera. E adesso